Snam compie un ulteriore passo nella strategia di crescita e creazione di valore per i propri azionisti, con la separazione e successiva quotazione in borsa di Italgas. In un contesto di mercato in costante evoluzione, la distribuzione cittadina del gas è oggi un'attività con caratteristiche ed esigenze diverse da quelle del trasporto. Dello stoccaggio e della rigassificazione. Italgas opera in un contesto essenzialmente locale, mentre le altre attività Snam hanno dimensione nazionale e internazionale, in cui le grandi infrastrutture svolgono un ruolo strategico per la costruzione del mercato unico dell'energia. Ma sono diversi anche il contesto competitivo, il sistema di norme che li regolano, il fabbisogno di investimenti. L'operazione consentirà di valorizzare il ruolo di entrambe le società. Snam potrà consolidare la propria leadership contribuendo a integrare ulteriormente i mercati del gas in Europa. Italgas potrà cogliere al meglio le opportunità di sviluppo legate alle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione cittadina. Il 1 agosto 2016 il progetto di separazione verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti Snam. Agli azionisti verranno assegnate azioni Italgas in proporzione alle azioni Snam possedute, secondo un rapporto di 1 a 5. Questo avverrà alla data di efficacia dell'operazione, che coinciderà con la quotazione di Italgas in borsa prevista entro l'anno. A completamento dell'operazione, Snam manterrà una partecipazione di minoranza in Italgas. Gli azionisti non dovranno recarsi in banca né sostenere oneri aggiuntivi. Per approfondimenti e informazioni, Snam mette a disposizione il numero verde 800 189 037, un numero per chi chiama dall'estero, il proprio team di Investor Relations e un'area informativa dedicata all'operazione sul sito snam.it. Snam, la rete che rispetta il futuro. Tutte le informazioni sull'operazione di scissione sono contenute nel documento informativo che la invitiamo a leggere con attenzione nella sua interezza, ivi comprese le avvertenze di cui alla sezione A, al fine di poter acquisire elementi utili alla comprensione dell'operazione.